Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con molto probabilmente l'ultimo o forse il penultimo episodio della rinascita di Super Mario Balotelli per questa prima stagione. Ci mancano il ritorno della coppa contro il Besakseir e l'ultima partita di campionato contro il Besakseir, ci giochiamo tutta con loro. Eventualmente ci potrebbe essere un altro episodio in cui ci andremo a giocare la finale. Tutta persana, ci giocheremo tutta la partita, signori, eventualmente in un episodio dedicato proprio alla finale vera e propria. Se non dovessimo battere in semifinale il Besakseir, squadra con la quale abbiamo perso l'andata 1-0, purtroppo il sogno si infrangerà in questo video. Abbiamo chiesto nello scorso video il trasferimento, quindi penso che dovrebbero iniziare ad arrivare delle offerte da altre squadre. Il mio obiettivo principale, signori, è quello di tornare in Serie A. Il mio obiettivo è di tornare in Italia, ecco, diciamo, mettiamola così. Sconfitta nel derby. Che ci possiamo fare? Metti a tacere Criti e Balotelli. Fa zittire tutti. Ancora. Zitti. Regalo per il ritiro di Hitler. Non lo so. Sì, possiamo fare il regalo per il ritiro di Hitler. Hitler si regala e noi gli facciamo un bel regalo. Ci sta. Siamo degli amiconi. Voci di mercato, penso solo a giocare. E questo, chiedi aumento di ingaggio? No. Andiamo a vedere investimenti invece. Abbiamo completato qualcosa? Il ballo può recuperare? Sì. Catena di ristoranti è andata bene? No, è andata una merda perché ci abbiamo perso 30.000 euro. Perfetto, bravo, beh, complimenti per l'investimento. Microfinanza invece è andata bene. Abbiamo guadagnato 20.000 euro su quelli investiti. Perfetto, va bene così. Direi che ci siamo. Abbiamo 500, possiamo fare qualcosa, questo è in corso, investi nei videogiochi, 500, dai è così. Ah sì, ci siamo mangiati tutto in videogiochi, signori, ce lo vedo Balotelli che si mangia tutto in videogiochi. Signori, concentrati, ultime due partite della stagione, ci andiamo a giocare il ritorno di semifinale di Coppa di Turchia. Vediamo se riusciamo ad approdare in finale o anche questo sogno si infrange contro il muro del destino, più che destino, della volontà del videogioco, perché ci ha zoppati in una maniera terribile FIFA. Proprio il suo modo operandi ci ha azzoppati, ci ha resi zoppi, ci ha tagliato le gambe, ci ha ammazzato. Perdiamo già 1-0. No, ok, c'è un'azione subito nostra. Al 17esimo, Balotelli nel cerchio di centrocampo, 1 contro 1 col difensore centrale. Vediamo se riusciamo a farlo fuori. Riusciamo a crearci lo spazio. Il ballo è troppo lento. Balotelli è lentissimo. Vede il compagno di squadra al limite, però vede il rimorchio. Attenzione. Tira la porca miseria. Buona azione per noi. 49esimo, siamo già al secondo tempo. Il risultato è fermo sullo 0-0. Ci basterebbe un gol intanto per cercare di riaprire la partita. Un gol significherebbero supplementari. Penso, bravo Balotelli. Rigore, attenzione signori. Balotelli al 55esimo, signori, io lo tiro centrale. Lo tiro centrale, signori, non si cambiano le abitudini. Rigore centrale, attenzione! C'è il gol di Super Mario Balotelli. Che riporta la Dana Sport in corsa. Dai così. Altro rigore per Balotelli al 61esimo. Attenzione. Mi sa che questa volta no, il portiere si muove e facciamo il 2-0. 2-0, 3-2 in totale finora al 62esimo. Dai così, signori. Se fanno il 2-1 andiamo ai supplementari. È finita. Quando è finita? Calci di rigore per conoscere il nome della finalista. Che cazzo la dicono i calci di rigore? Cioè siamo passati da che vincevamo 2-0. Che hanno fatto? Hanno segnato il 2-1 con Okaka al 74esimo. Sono finiti i tempi supplementari e siamo andati ai rigori. E io che faccio? Sono un attimo confuso, signori. Gioca. Ma gioca che cosa? A battere il primo rigore della serie.
Sì, io lo tiro centrale. Balotelli, primo rigore, il tiro e c'è il gol. Balotelli fa il suo. Ma io muovo il portiere? E il portiere si salva. No. Tira il rigore. No, ha proprio io solamente tirato quello di Balotelli. Signori, è il suo turno. Attenzione, ci stiamo guardando i rigori. Cazzarola, poteva parare. Non posso fare nulla. Non muovo né il portiere né i giocatori. Fanno tutte cose loro. L'unico col quale L'unico col quale ha potuto tirare il rigore è stato Balotelli. Parala. Grandissimo. Rimaniamo in vantaggio 2-1. Rimaniamo in vantaggio 2-1. E che cazzarola, però, dai. Mamma mia. Mamma mia. Dai, portiero. Ha tentato il cucchiaio. Rigore decisivo, signori. Rigore decisivo per approdare in finale. Stiamo in vantaggio 2-1. Se segniamo questa è fatta. Attenzione, rincorsa, il tiro. C'è la parata. Ha salvato il risultato evitando il gol. Deve segnare a tutti i costi. Attenzione, attenzione. Ultimo rigore. Se è parato. Attenzione, il tiro. Parata, siamo in finale. Siamo in finale di Coppa, signori. Siamo in finale di Coppa. Siamo in finale di Coppa. Dai così. Dai così, signori. Dai così. Dai così. Finale che ci andremo a giocare per intero nel prossimo video, signori. Dai così. Dai così. Grandissimo. Grandissimo il nostro portiere. Eroe nazionale. Eroe nazionale, signori. Grande, grande, grande. Va bene, va bene, va bene. Una buona partita, signori. L'abbiamo rialzata col 2-1. Col 2-1 e poi ai rigori decisivi. Meno male che non li abbiamo tirati noi, perché sarebbe finita malissimo. In finale contro il Fenerbahce, signori. In finale contro il Fenerbahce. Mamma mia, mamma mia. Sale la tensione, sale la tensione. Dai così, dai così. Uff. Cavolo che semifinale. Cavolo che semifinale. Cavolo che semifinale. Bello, bello, soddisfazione. Dai, quantomeno siamo riusciti ad accarrire 50 presenze. Zitto, zitto, zitto. Siamo 6, mamma mia che brutta classifica. 50 partite, 54 gol, 18 assist, 32 anni, valore mercato 12 milioni. E bravo Balotelli. Allora, notifiche, è arrivata qualcosa? No. Siamo sul mercato, quindi avanziamo. Dovrebbe esserci l'ultima partita di campionato. L'ultima partita di campionato che l'andiamo a giocare nuovamente contro di loro. Abbiamo delle notizie? No. Siamo ufficialmente sul mercato, giusto? Sì. Ho esaminato la richiesta di messaggio e ho deciso di accorrere. Sì, quindi siamo ufficialmente sul mercato, signori. Abbiamo le ultime due partite, ovvero questa di campionato, che siamo nuovamente contro il Beşiktaş, che ci andiamo a giocare. E la prossima, invece, che sarà la finale di Coppa, che andremo a fare un video precisamente su tutta la partita, signori. Ovviamente giocando solo con Balotelli. Giocheremo sempre solo con Balotelli, signori, quindi sarà un video veloce di una partita sola. Però signori, però dai, dai, siamo contenti, siamo contenti. Siamo contenti. Non mi aspettavo di riuscire a raggiungere la finale. Perché per come si è messo il gioco ora alla fine, c'è completamente girato tutto contro. Però attenzione, subito contropiede dal sesto Balotelli, lancio lungo, siamo nella mente a campo avversaria, uno contro uno contro il difensore, riusciamo a stopparla benissimo. Super Mario vuole chiudere il campionato a son di gol e ci riesce, signori. Dai così, 1-0 al quinto, 1-0 al quinto minuto, tanta roba. Continua a vincere 1-0 al trentesimo. Attenzione, palla sulla destra. Attacchiamo noi, siamo da soli al centro dell'area. Vediamo se ci vede il compagno. Ci ha visto Balotelli. 2-0. 37 gol in 35 partite. No, 38 gol in 35 partite. Impresa di Super Mario Balotelli, che rinasce qui in Turchia. Rigore. Cioè, tutta sta fortuna nelle altre partite, quelle decisive, non ce l'abbiamo mai avuto. Mai avuta tutta sta fortuna nelle altre partite. In questa, tutto quello che vogliamo. Rigore, Balotelli prende la rincorsa, il tiro centrale, Balotelli riesce a pararla. Annaggia. Sfiora la tripletta, Super Mario, il 47esimo, calcio d'angolo per la Dana Sport. Aia. Balotelli ancora, si va al limite dell'area di rigore, chiede il pallone gli arriva. Attenzione, gira su se stesso, non ci pensa due volte, il tiro, il portiere la parte. Sicuro qui l'intervento del portiere. Ancora, cerca il centrocampo al 49esimo. Pallone per Super Mario Balotelli, che riceve la palla sul cerchio di centrocampo e cerca di far fuori il difensore avversario, ma non ci riesce.
stoppata male. Ancora al 75esimo, cerca il centrocampo contropiede per il Dana Sport. Balotelli riceve il passaggio e si invola nella metà campo avversaria. Supera l'ultimo difensore. Attenzione per la tripletta. L'ultima tripletta qui in Turchia. L'ultima tripletta qui in Turchia. No, il palo. E finisce qui, signori. 2-1 all'86esimo con Özkan. Avevano accorciato le distanze. Peccato. Balotelli, un palo. Infrange il sogno dell'ultima tripletta. Ultima tripletta della stagione si conclude qui, signori. La stagione di campionato si conclude qui. Abbiamo l'ultima partita di Coppa che giocheremo nel prossimo video. È andata bene, 2 gol. Niente da recriminare, Super Mario. Niente da recriminare, signori. Abbiamo giocato bene. Allora, avanziamo fino a raggiungere l'ultima partita. Fino a raggiungere la finale di campionato, signori. Avanziamo fino a raggiungere la finale di Coppa. Mi sono impappinato con le parole. Che cazzo lo sta di? 8.000 discorsi inutili. Allora, intanto andiamoci ad allenare, perché siamo diventati un 78 e ci vogliamo rimanere. Non dico che possiamo diventare un 79, però 32 anni. Stare ancora a 78 e punta in alto non è male come cosa. La classifica si è conclusa con un qualcosa che non sappiamo, perché mo ci dobbiamo andare a giocare la finale col Fenerbahce. Avanziamo piano piano nel calendario, vediamo anche se dovesse arrivare qualche offerta per il nostro Balotelli. Per ora non arriva niente, questa cosa mi fa paura. Attenzione, offerta per il trasferimento. Oggi ho accettato un'offerta per te da parte dello Sporting. Il tuo agente è riuscito a spuntare uno spin di 27.000 a settimana, signori. Lo Sporting Lisbona. Lo Sporting Lisbona non sarebbe male. Lo Sporting Lisbona non sarebbe male, ma non è il nostro obiettivo, signori. Rifiutiamo l'offerta. Non vogliamo andare in Portogallo. Il Portogallo non è la nostra meta. Non è una nostra meta che ci interessa. Siamo ancora sul mercato, giusto? Ritirare richiesta di trasferimento, perfetto, siamo ancora sul mercato. Quindi, prima offerta ricevuta, signori, da parte dello Sporting che noi abbiamo rifiutato. Avanziamo ancora verso la finale. Altra offerta di trasferimento da parte del Trabzonspor, Turchia. No, rifiutiamo anche il Trabzonspor, conferma. Non ci interessa, signori, non ci interessa la Turchia. Ci abbiamo dato tutto il nostro impegno possibile, immaginabile. Altra offerta di trasferimento, cazzarola. L'AFC. Che squadra è l'AFC? Los Angeles Galaxy. In America, signori. Attenzione. In Los Angeles Galaxy. Ma sono loro? No, comunque non ci interessa. Sarebbe stato interessante andare a giocare in America, ma non è ancora il momento di andare a giocare in America. Signori. Noi vogliamo tornare in Italia. Siamo ancora sul mercato? Sì, perfetto, va bene così. Siamo ancora sul mercato. Io ogni tanto controllo perché magari poi cambiano le situazioni e ci perdiamo. Il Braga? No. Stanno arrivando le offerte comunque. Non pensavo. Rifiutiamo anche il Braga. Non ci interessa. L'Italia è proprio latita. Italia, Inghilterra, Germania, stesse situazioni latitano. Non ci calcolano dall'altra parte del mondo. River Plate addirittura in Argentina. Porca miseria, tanta roba sarebbe andare in Argentina, ma vogliamo andare in Italia. Una squadra italiana non ci sta offrendo il contratto, signori. Porca miseria. Va bene, signori, noi siamo arrivati alla partita di finale di Coppa di Turchia contro il Fenerbahce. Nel prossimo video ci giocheremo tutta questa partita e poi andremo avanti fin quando non arriverà l'offerta giusta per il nostro Super Mario Balotelli, signori. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao.